Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Maria. Mi trovo qui negli studi di Radio Maria Brasile con il direttore Padre Varley. Buongiorno, Padre Varley. Buongiorno. Siamo qui appunto per parlare della Mariatona e per fare un ringraziamento a tutti gli ascoltatori. Prego, Padre Varley. É uma grande alegria para todos nós, né, nesse momento em que nós nos preparamos aí para um evento tão importante e necessário. Agradecer a Deus a possibilidade de levar a palavra, o Evangelho, e levar a todos uma palavra que é de esperança. Então, quero também agradecer a todas as pessoas que se tornam voluntários, participantes, discípulos de Cristo e que amam Nossa Senhora. Quero desejar a todos que tenham uma vida cheia de paz, de alegria e de amor. Grazie Padre Varley. Come lei sa, la Mariatona internazionale è un evento che quest'anno compie 10 anni. È infatti durante il convegno di Colle Valenza nel 2012 che è venuta proprio l'idea di creare questo momento di solidarietà mondiale e rispondere alle richieste di nuove radiomarie nel mondo. Senza Padre Varley, questa chiamata solidale e risposta missionaria di voi sostenitori, oggi probabilmente in Africa avremo meno della metà degli ascoltatori e ripetitori. Non sarebbe possibile avere una Radio Maria in paesi come Portogallo, Inghilterra, dare servizi tecnici come satellite o seguire le nuove tecnologie web, applicazioni. Non esisterebbe nessuna Radio Maria in Medio Oriente. Non ci sarebbero collegamenti o rosari da Nkibé con Nazareth, non esisterebbe un programma in cinese e non nascerebbe neanche in Radio Maria qui in Brasile, dove mi trovo con lei in Sì. questi bellissimi studi che avete predisposto in Goiânia. Sarebbe impensabile quindi immaginare Radio Maria senza queste radio ed opere oggi e che voi, sostenitori, con la vostra generosità e adesione, avete veramente realizzato insieme con i vostri piccoli sacrifici e preghiere. Oggi Radio Maria è chiamata ad una missione ancora più importante, essere presenti nelle zone di conflitto come in Est Europa, aiutare le comunità cristiane ad avere una voce comunitaria, essere una presenza di perseveranza ed amore implica spesso un coraggio missionario che sta dando e sono sicuro che darà frutti nei cuori delle persone e vincerà la divisione e l'odio. Quindi grazie per il vostro aiuto, per la vostra missione della Mariatona 2022 e grazie anche a voi di Radio Maria Brasile. Un saluto a tutti. Grazie Padre Valerio. Eu que agradeço, Vitório, e agradeço a todas as pessoas que colaboram com essa obra belíssima, onde a vontade e a graça de Deus quer acontecer e que conta também com a nossa generosidade, o nosso amor e a nossa disposição para o outro. Grazie.